Ritorniamo sul tema dell'opposizione fatta dalle organizzazioni sindacali, CGIL e FILCTEM, rispetto all'archiviazione delle indagini su questi casi eclatanti di lavoratori, tra virgolette, inquinati. A che punto siamo, segretario? Nel 2019 abbiamo depositato un esposto in tribunale come CGIL, come FILCTEM di Vicenza per chiedere accertamenti e indagini circa le responsabilità dell'avvelenamento dei lavoratori, lavoratori che hanno nel sangue valori elevatissimi di FAS. Sono state avviate è stata avviata un'inchiesta. L'indagine si è conclusa un anno fa con la richiesta di archiviazione. Rispetto a questa richiesta, noi abbiamo avanzato formale opposizione perché siamo convinti che non siano stati considerati studi recenti sul tema correlazione FAS e patologie e riteniamo che serva invece proseguire nelle indagini. Il GIP sarà chiamato a decidere il prossimo 16 marzo. In attesa di questa data, noi abbiamo, per rendere pubblica la nostra azione, abbiamo incaricato il giornalista Gianni Poggi di realizzare un documentario che ricostruisse, per ricostruire la vicenda e per, in qualche modo, chiedere che vengano accertati i fatti, quindi che le indagini proseguano.